Oggi prepariamo le zeppole di San Giuseppe. Mio papà si chiamava Giuseppe e in occasione del suo onomastico, che è anche la festa del papà, non desiderava regali, anche perché mia mamma ci conservava tutti quelli degli anni precedenti, dei compleanni, maglioni, portafogli. E desiderava in particolare questo dolce. Io era da tanti anni che non lo facevo e ho rispolverato la mia vecchia enciclopedia, ho letto tanto e oggi lo prepariamo insieme. Servirà farina 00, uova già battute, un altro uovo da parte, poi capirete perché, del burro tagliato a fettine sottili a temperatura ambiente, dell'acqua, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero e una pentola di acciaio, capirete perché sul fornello. Per il ripieno delle zeppole prepareremo una classica crema pasticcera, tuorli d'uova, zucchero, latte, farina, della buccia di limone e della vaniglia se preferite e per la decorazione delle amarene sciroppate. Per prima cosa accendiamo il forno perché dovrà essere in modalità statica a 220 gradi. In alternativa, se non avete lo statico, il ventilato però 10-20 gradi di meno. Su, versando nella pentola l'acqua e il burro tagliato a fettine. Tagliato a fettine perché dovrà sciogliersi contemporaneamente all'acqua, cioè dovremo stare attenti a non far evaporare l'acqua, altrimenti si sbilancia la ricetta. Aggiungiamo il sale, il pizzico di sale e il pizzico di zucchero, che serve a far colorire la pasta, non a dolcificare. Quando bolle, aggiungiamo in un solo colpo tutta la farina, perché altrimenti si formano i grumi. Mescoliamo questa polentina per qualche minuto, fino a quando la superficie della pentola, per questo dovrà essere d'acciaio, avrà formato una crosticina, leggermente una patina bianca che ci farà capire che questo impasto è pronto. L'acqua va fatta evaporare bene in modo che nella fase successiva potrà ricevere più quantità di uova che renderanno la pasta più leggera. Quando l'impasto sfrigola, eccolo, vuol dire che è pronto. Quindi spegniamo e facciamolo raffreddare per una decina di minuti. Una volta che sarà quasi raffreddato, aggiungiamo gradatamente le prime 4 uova. Occorreranno in totale tra le 220 e i 240 grammi di uova. Non aggiungiamo il successivo se il precedente non è stato amalgamato. Queste le ho pesate, erano 4 uova a 220 grammi, senza guscio. Il quinto uovo ci regoleremo secondo della consistenza della pasta e lo aggiungeremo, se serve, a cucchiaiate. La consistenza dell'impasto dovrà essere quella di una crema pasticcera abbastanza soda. È quasi buona, ne aggiungo soltanto un cucchiaio del quinto uovo. Una volta che l'impasto è pronto, mettiamolo in una sacca a poche con una bocchetta a stella. Io ho utilizzato questa da 1,5 cm, se le volete più piccole, dopo vedrete. E utilizziamone una magari da 1 cm. Formiamo le zeppole su una teglia imburrata. Non utilizzate la carta forno, altrimenti il fondo della zeppola sarà così, sarà sollevato. Formiamo le zeppole.
e partiamo dall'esterno verso il centro facendo un solo giro. Ecco, se facciamo tutto il contrario, la parte centrale verrà più abbassata della parte esterna. Potremmo fare anche soltanto un anellino senza lo sbuffo centrale. Se volessimo farle fritte, diminuendo la dose di burro nell'impasto, dovremmo far formare la ciambella su un tetto di carta forno. Inforniamo, per me, nella parte inferiore del forno, perché durante la cottura non dovremo aprire lo sportello. L'altra teglia la metteremo in frigo nel frattempo che cuoce. Dovrà cuocere a 220 gradi per 8-10 minuti, dopodiché abbasseremo via via il forno a 200 a 180. Finiremo la cottura con il forno a spiffero. Chiaramente ognuno dovrà regolarsi con il proprio forno. Se sapete che il forno vostro è molto forte, magari potete provare pure a 200 gradi. In ogni caso non aprite il forno durante la cottura, altrimenti si abbasseranno. Il giorno prima avremo preparato la crema pasticcera mettendo a bollire il latte con la buccia di limone. Versiamo un po'. A parte mettiamo nel pentolino la farina, perché le uova non dovranno essere montate, lo zucchero e i tuorli. Lavoriamo con il frullino per un po'. Aggiungiamo un goccino di latte freddo. Quando bolle togliamo la buccia di limone e versiamo il latte sul composto di uova. Versiamo di nuovo nella pentola e portiamo ad ebollizione. Io ho sempre il frullino a portata di mano, perché come comincia ad addensarsi, così lo utilizzo un pochino, perché ho sempre paura che faccia i grumi. Dopo circa mezz'ora mettiamo il coltello a fessura, facciamo uscire quel po' di vapore e terminiamo la cottura a 160 gradi per altri 5 minuti. Una volta che avrà raggiunto il bollore e questa consistenza, spegniamo e versiamola in una ciotola con pellicola a contatto e mettiamo direttamente in freezer, oppure in frigo, perché la crema dovrà raffreddarsi subito, altrimenti le uova continuano a cuocere. Io la metto in freezer. Nel frattempo i nostri bignè saranno cotti. Alle zeppole ad anello metteremo la farcitura sopra, mentre le zeppole col ciuffetto saranno farcite tagliandole a metà e mettendo la crema all'interno. Ho preparato una chantilly aggiungendo della panna alla crema gialla e la semplice crema pasticcera. E per oggi abbiamo finito, le nostre zeppole di San Giuseppe sono pronte e arrivederci alla prossima ricetta. Ciao, grazie!